Sei ancora arrabbiato? No, non è che sono arrabbiato. Sono stufo di fare il fidanzato segreto. Se credi che a me piaccia. Lo vedi? Mi dai ragione anche tu. Così non può andare avanti. Se ti telefono mi devo cambiare nome. Se ti accompagno a casa mi devo fermare 100 metri prima. Non siamo ancora ai baffi finti, ma ci arriveremo presto. Hai ragione, Mario. Ma ti prometto che d'ora in avanti non sarà più così. Niente più sotterfugi? Niente. Niente più paura che si sappia che la marchesina Peccoli e ragionier Ludovici si vogliono bene? Niente. Ma sei matto? Lo vedi che hai paura? Ma delle guardie, non dello zio Nicola. Ma quali guardie? È una cosa che se uno la racconta non ci si crede, ma ti pare che oggi coi turboreattori, coi cervelli elettronici, coi viaggi sulla Luna, ci deve essere ancora chi pensa al blasone, al sangue blu, agli antenati suoi? Vedi, Mario... Zio Nicola non è cattivo. È solamente nobile e ricco, ti pare niente? Non lo so, ma io per lui devo essere una specie di marziano. Ma dico, gliel'hai spiegato con due mani come lui, due gambe, un cervello per ragionare? Sono ragioniere, no? Sì, e sei un ragioniere, brontolone e scontento. Hai proprio la stoffa del capufficio. Vedrai che presto ti promuoveranno. Ma che fai? Festeggio la promozione. Di... E se provassi a parlarci io? No, no, Mario, sarebbe una mossa sbagliata. Tu non lo conosci. Lascia che ci parli io. Ma che? Lo hai già fatto altre volte e i risultati non mi sembrano un granché. Ma stavolta riuscirò a convincerlo. Hai ragione tu. I tempi sono cambiati. Tutti quei suoi pregiudizi sono assurdi e ridicoli. Dovrà darmi ragione per forza. Aspettami alle 5:30 al nostro solito posto. Beh, speriamo bene. Stai tranquillo, verrò con buone notizie. Stavolta dovrà dirmi di sì. No, e poi no. Ma zio, cerca di capirmi. Perché giudichi Mario senza conoscerlo? Non lo conosco, ma se lo conosco benissimo, mia cara. Fuma pessime sigarette. Preferisce il football al golf. E va a tavola con lo stesso abito con cui è uscita a passeggio. E dici che non lo conosco? Ma il mondo è pieno di tipi come lui. Oh, sì, zio, ma i tempi sono cambiati. Non puoi continuare ad attaccarti solo alla forma. Io sono attaccata alla forma, ma lui è attaccato alla sostanza, alle tue sostanze. No, non è vero. Ma perché non vuoi convincerti che il nostro patrimonio è l'unico obiettivo a cui miri il tuo giovane di buone speranze? Andiamo, non fare l'ingenua. Sa benissimo che sei l'unica erede della famiglia. E che prima o dopo, speriamo molto dopo, i beni dei Peccoli macinelli di Afragola saranno tuoi. No, zio. A Mario non interessano i miei soldi. Dice lui? Chi è Guido Ban? No, Olga, no, non posso. Vedi, zio,
è un uomo che lavora. E questo non è un difetto, credo. Il lavoro nobilita. Questa storia che il lavoro nobiliti non interessa noi altri peccoli. Noi siamo già abbastanza nobili. Ma è buono, è remissivo. Ci mancherebbe altro che un giovanotto che guadagna 60 milioni al mese fosse anche cattivo. N'è pas possible, Olga, n'è pas possible. Au revoir, chérie. È pieno di qualità. Farebbe qualsiasi cosa per me. Anche un duello? Tira di fioretto? No. Tira di sciabola? E allora tira soltanto a campà, ho capito. No, giovane, basta così. Abbiamo discusso anche troppo. Del tuo affascinante plebeo non voglio sentirne più parlare, intesi? Che schifezza, mi hai fatto sbagliare la dose. Giovanne, au revoir, chérie. Au revoir. Tu, mamma, non la pensi come lui, vero? Tu mi avresti capito, ne sono sicura. Beh, che cosa c'è da guardare? Poveretta la mia signorina, che pena che me fa. Ma lei se fa se forza, la stava allegra e benedetta. E tutto si risolve nella prossima puntata. Il signor Marchese che dà il permesso e lei si sposa il somoroso. Come nel romanzo Porca Miseria e Nobiltà. Caterina, basta coi tuoi fumetti. Ma io sa che i fumetti dice sempre la verità. Cosa crede? Mi, per esempio, ancora non concludo con Raffaele perché ho sempre paura che mi vada a finire come in anime strapassate. E chi è Raffaele? Lavegna, Lavegna. Eccolo là. Sei una stellina. Ma mica ho paura che un giorno o l'altro che devo dire arrivederci e grazie. Ma perché? Non ti piace? Sì, per piacere non mi piace. Ma con l'impressione che sia gran bugiardo. Lui dice che sei poeta, tutto sentimento e romanticismo. Ma a me mi pare che come poeta il me stringa un po' troppo forte. Ciao. Allora, ci sposiamo. Vieni. Ha detto di sì. Ha detto di no. Ma ho deciso, ci sposiamo lo stesso, in segreto. Che sei il commendator Sandrini? Non sono cieco. Il signor Marchese è in casa? Sì, vado subito a annunciarlo. Sai bene che non spetta a te annunciare gli ospiti al signor Marchese. L'annuncio subito. Sì? C'è il commendator Sandrini. Fallo entrare. Posso? Grazie. Ecco. E allora, novità? Una lettera del conte Rodolfo per la signorina Giovanna. Ah, se sa. Come si sa? È appena arrivata, non lo sa nessuno. Dimentico sempre che il francese per lei è turco. Gradisce? No, grazie. Mia cara Giovanna, io vi ho chiesto, come una grazia, di partecipare alla crociera di 3 mesi sul mio yacht e voi avete accettato. Sono l'uomo più felice del mondo. Vogliate credere queste mie immagini che vi testimoniano la mia devozione? Vostro per la vita, Rodolfo. Sì, ragazzo, mi sembra abbastanza sciocché. Come? Colpito, cotto! San Marchese, io forse non dovrei parlare e in qualità di amministratore del conte Rodolfo dovrei mantenere, diciamo così, il segreto professionale, ma voglio informarla che in questi ultimi giorni il patrimonio del conte si è arricchito, diciamo così, ulteriormente di qualche cosa come un paio di miliardi. Sì, è morta una sua zia in Inghilterra, ramo cadetto. Cosa vuole che me ne importi, caro Sandrini? Giovanna è abbastanza ricca per conto suo. No, se io mi sono prestato a questa finta conoscenza epistolare, se mi sono associato a lei in questo, diciamolo pure, in questo trucco, in questo complotto, è unicamente perché il conte Rodolfo nasce bene. Nasce Castelgargo, in piccolimini di Castel Pusterlengo. È così raro trovare oggi della gente che abbia i trisavoli in ordine.
Un trisavolo del conte Rodolfo, per esempio, non so se lei lo sappia, giocava a tarocchi con Francesco Giuseppe. Oh, a tarocchi? È questione di quarti. Il conte Rodolfo ha i quattro quarti e per me è tutto. In un'epoca in cui gli unici quarti che interessino la gente sono i quarti di pollo e i quarti di vino. Oh, non che io non mangi i polli e non beva i quarti di vino. Solo che la nobiltà è la mia unica aspirazione. Con tutti i milioni che ho, mi creda, signor Marchese, mi sento un miserabile. Un titolo, una corona, un blasone. Chissà che cosa darei per averli. Non c'è niente da fare. Le crociate sono finite da un pezzo. Signor Marchese. Vuole che organizzi una crociata per lei? Andiamo, non parliamo più di questa questione della nobiltà. Piuttosto rispondiamo al nostro focoso innamorato. Signor Marchese, non le pare che sia giunto il momento di mettere al corrente la signorina Giovanna di questo grande amore? No, non ancora. Si ricordi che l'amore è come le vin rosé de Bourgogne. E com'è le vin rosé de Bourgogne? Oh, Sandri, ma sempre come questo e come quest'altro. Lo provi, e se ha un palato educato ai buoni vini, non ci sarà bisogno di spiegazioni. Pensiamo piuttosto a rispondere per Giovanna. Le mie innumerevoli amanti mi perdoneranno se ancora una volta farò mia, anzi di Giovanna, qualche loro immagine romantica. Forse questa volta non ci sarà bisogno, diciamo così, di saccheggiare il suo glorioso passato sentimentale. Mi sono permesso di portare questo. Che cos'è? Il segretario galante. Ma che è pazzito? Io dovrei mettere in bocca una peccoli macinelli di afragola, frasi volgari di questo libercolo. Ma come? Frasi che si addicono sì e no agli amori della mia fantesca. Andiamo. Senta invece con quale grazia e con quale delicatezza si esprimeva con me Margherita di Toulouse. La signora delle camelie. Quella è Margherita Godet, questa è Margherita di Toulouse. Ah, sì, Sandri! Sì, giusto. Oh. Queste sono lettere sentite, suggerite dall'amore di un'anima eletta. Mio sublime e folgorante amore, come Francesca mo' Paolo, come Giulietta mo' Romeo, come Isotta mo' Tristano, come Giuditta mo' Oloferne. Come? Come a pagina 27. La mia vita ti appartiene. Qui. La mia vita ti appartiene. O tua o di nessuno. Sotto. O tua o di nessuno. Ma questo è tale quale. Ma neanche la virgola ha cambiato. Di suo c'è soltanto la firma. A volte anche le anime nobili, è vero. E che anima Margherita di Toulouse? Ma che anima nobile e nobile? Quella è una volgare, una donna di bassi istinti. E che conti mi ha fatto pagare figlio mio? Era una borghese, una borghese come tante altre. Scriva. E mi raccomando, imiti bene come l'altra volta la calligrafia di mia nipote. Farò del mio meglio, signor Marchese. Dunque, egregio conte Rodolfo. No, è meglio, egregio Rodolfo, è più intimo. Sì. Sono certa che durante i 3 mesi della nostra sottolineata crociera... Ma ti rendi conto che tuo zio mi denuncerà? Mi manderà in galera? E perché? Io sono maggiorella. Stai zitto, guarda, ci ho pensato bene. Il mio piano funzionerà perfettamente. Ci sposeremo di nascosto. E fino a quando non starò per avere un bambino, vivremo ognuno a casa propria. Meno male che avevi promesso niente più sotterfugi. Dobbiamo fare anche i bambini di nascosto. E poi che bisogno c'è? Una volta sposati? Senti, Mario, so che tu mi vuoi bene e mi sposeresti anche senza un soldo. Ma io non voglio rinunciare a quello che mi spetta. Neppure che sono troppo pratica, ma non è giusto buttare i soldi dalla finestra. Per noi e soprattutto per i nostri figli. Io lo conosco, lo zio. Davanti a un bambino si arrenderà. È un uomo solo e un nipotino per casa lo farà impazzire di gioia. Uffa! Signorina Bella, alla vostra buona grazia. Tieni. Senti, Peveré, domani vieni da me in ufficio che ti devo parlare. Hai già capito? Mi serve una buona camera mobiliata, sigarette di contrabbando, un buono passaporto. Ma che passaporto? Poi ti spiego. Va bene, signoria, servirmi. Vai. Aiù, avanti per la fabbrica dell'appetito, tira avanti, mangi. Quando la nave farà vela verso l'aperto mare, sento che allora, soltanto allora, comincerà la mia vera vita. Bello. E adesso firmi, Giovanna, femminile, per quanto lei è bravo. La penultima lettera, prima di spedirla per un eccesso di scrupolo, l'ho fatta esaminare da un grafologo. No, Olga, no. Non è possibile, Olga. Non è possibile, Olga. Non è proprio possibile. No. Proprio no. No, proprio. N'è pas possible, Olga. Chérie, au revoir. Qu'est-ce che si sta? Eh? Ma che sta combinando?
Lacrime d'amore, lacrime, un po' di neore. Ma che lacrime d'amore? Ma soltanto una domestica abbandonata può piangere sulla lettera dell'amato, non una peccoli macinelli di afragola. Andiamo, Sandrini. Un'altra trovata come questa la caccio via, sa? No. Oh. No, no. Piuttosto si sbrighi, la spedisca, perché le lettere d'amore sono come le rose d'Olanda. Le lettere d'amore sono come le rose d'Olanda. Sandri, eh? E mi chiede perché? Le lettere d'amore sono come le rose d'Olanda, perché se arrivano in ritardo perdono il profumo. E perché non me l'ha chiesto? E perché con lei, come faccio, sbaglio? Prima con le vende Borgogna, adesso con le rose d'Olanda. Vabbè, Pronto, parla il marchese Peccoli Macinelli di Afragola. Scusi, come va il dopo borsa? Ah, c'è richiesta di metalmeccanica. Ah, 302, benissimo. Me ne compri 2000. Balleginam. Che dici? 2000, anche a me. Ma che modo di parlare, scusi, 2000. Va bene, me ne compri 4000. Sì, sì, metta sul mio conto. 3 per 2? 6. 2 per 3? 6. 6, sì. 660 più 40 di commissione, 700. Lei, Sandrini, non ha personalità. La sua condotta non è chic. Lei fa tutto quello che faccio io. Con la differenza che io, se gioco in borsa, gioco così, per il gusto di giocare. Come potrei giocare domani al 30 e 40, allo chemin de fer. Lei, invece, insegue il meschino guadagno. No, questo non lo può dire, signor Marchese. Gliel'ho data anche la prova. Io, per esempio, finora non ho mai chiesto il rendiconto dei miei investimenti. Ma se vuole lo posso fare anche subito, sa, con una telefonata. No, 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 signor Marchese, no, per carità, no. No, non mi interessa, non mi interessa. Io lo faccio per ispirarmi a lei, per essere all'altezza quando mi farà avere il titolo. Sandri! Non ricominciamo con sta storia del titolo. Beh, lei è marchese, Don Rodolfo è conte, io che tengo i contatti, almeno barone. L'araldica non è un'opinione. Nobili si nasce. Purtroppo lei non ha un albero. Lei potrà avere tutti i boschi che vuole, ma araldicamente parlando, lei è privo di albero. Il principe di Minalto non ha discendenti. Se volesse un titolo di barone, me lo... Il principe, con mio caro amico, potrebbe al massimo fare un atto di adozione, sempre che si trattasse di un giovane. E lei non mi sembra che possegga le physique du rôle. Lei ha perso l'unica buona abitudine che aveva, quella di offrirmi del fuoco. Ho finito i fiammiferi. Beh, sto superando il confine. Sto entrando nella zona proibita. Ti prego, Mario, non ti ci mettere anche tu. Sono già tanto amareggiata. Hai ragione, scusami. Ma che fai? Ah, già. Ci guarda il nemico. Non ricominciamo un'altra volta, per favore. E poi sai cosa ti dico? Che tutto vedrai se risolve per il meglio, come nel romanzo Anime strapassate. Sei matta, ma che dici? No, è la teoria di Caterina, la nostra cameriera. Me l'ha detto questa mattina per consolarmi. Finalmente incominci a conoscere qualcuno della famiglia. Beh, è meglio che ci lasciamo. Ah, allora mi raccomando, ricordati i documenti e i testimoni. Ciao. Ciao. Voi dico, Caterina svergognata, chi è quell'uomo che ti fa lo sguardo insistente? Mi non so, se è la prima volta che lo vedo. Sentimo bene, ragazzola, va bene che porti il fez, ma non c'ho mica la faccia da fez, eh? Ecco, oggi che mancava proprio la scena di gelosia. Già, ma sorbole, qui non si può mica parlare, andiamo in un posto tranquillo. Ehi, ti sta fermo bersaglier del corto manto, ti marci come il vento, ma mi te conosco ben sa. Ogni occasione è buona per andare nel posto tranquillo. Ma quando che siamo nel posto tranquillo, non te stai tranquillo neanche per sogno. Oh, sentimo bene, Caterina titubante, lo sai che sono un tipo romantico. Non devi avere certi sospetti, eh? Ma sta fermo, Benedetto. Ben, mi vado via, perché sennò oggi litighiamo. No, Caterì! Perché me dici? Perché me dici? Dico, un po' di rispetto per la truppa militare. Thank you.
Stavo controllando le maniglie. Caterina non le pulisce mai abbastanza bene. Bene, io esco. Così di buon mattino? Vado a fare la comunione. Ma oggi non è il primo venerdì del mese. Sì, ma è Santa Rita. No, 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 non vi disturbate, grazie. Lo sai che è pericoloso svegliare i sonnambuli? Se l'uso il sonnambulo, vado sui tetti come Rinaldo nell'amore sonno. Basta con questi fumetti. Tu leggi troppo, anziché tenere la casa in ordine. Eh già, il piumino ti dà fastidio, eh? Preferiamo le piume al vento. Mm. Faccio in un minuto. Bene, aspetta. Presto, cambi strada. Ma così allunghiamo, signore. Faccia quello che dico, non c'è un minuto da perdere. A bevere, ma questi testimoni arrivano o no? Arrivano i testimoni, statevi calmo. Quando si vuole l'articolo fino, bisogna avere un poco di pazienza. Io mo venivo e vi portavo quattro scartellate. Voi che cosa mi dicevate? Voi, Bevere, tu mai portato la montezza dei testimoni? Anche il prete, sapete, nel mezzo della cerimonia mi diceva: e tu che testimoni mai portato? Ma che dici? Io vi ho fatto un'equipa assortita, un libero professionista, il luminario della scienza, un tipo distinto con caramella e l'artista di grido. Tutta roba molto fina. Vabbè, ma io mi sarei contentato anche di gente meno altolocata, purché fosse puntuale. Vuoi scommettere che arriva prima la sposa dei testimoni? Avete vinto la scommessa. Ciao. Ciao. Come sei bella. Non è questo il matrimonio che desideravi? Quello che importa è che ci vorremo bene per tutta la vita. Ti amo. Io di più. Saremo felici. Sei proprio bella. Complimenti, siete una coppia meravigliosa. Ma come? Un testimone solo? No, io sono il fornitore. Quelli saranno qui a momenti. Lo stavo dicendo qui al dottore. Ma non sono dottore. Ma gli hai spiegato che abbiamo fretta? Certo che gliel'ho spiegato, ma questo continua a ripetere che devo stare tranquillo. Se tu avessi dato retta a me, avrei portato quattro colleghi d'ufficio e a quest'ora... E a quest'ora tutta la città saprebbe del nostro matrimonio. Ma no. Tanto voleva mandare degli inviti. Caterina, annunciami al signor Marchese. Ma signor Commendatore, il Marchese dorme. Ma è una cosa urgentissima, gravissima. Ma mi non posso andare a annunciarlo, se è compito di Guidobaldo. Ma che Guidobaldo, qui si tratta di vita o di morte. Guarda che se non mi fai parlare col Marchese c'è pericolo che perdi il posto. Ma quello dopo mi grida. Ma ci penso io ci penso. Cosa vuoi che dica? Venga. Ecco, brava. Hai capito? Ci penso io. E brava Caterina, eh? Non ti bastavano i bersaglieri. Adesso fai anche la civetta con i commendatori, eh? E allora? E allora? Sono io che devo annunciare, non tu, capito? Niente, l'uomo è sacro! Te lo ricordo! Giovanna vestita da sposa! Che? Sì, l'ho vista io. Tutta di bianco, col velo, i fiori d'arancio, completa. E io che mi sono alzato presto per venirle a dare una buona notizia. Il conte Rodolfo arriverà fra 10 giorni. Mi ha fatto un telegramma. Dov'è? C'è nella borsa, ce l'ho nella borsa. Sandrini, io spero fermamente che lei soffra di allucinazioni. Giovanna, non occorre che tu apra, basta che tu risponda. Giovanna! Conte! Visto? È uscita, a quest'ora, vestita di bianco. Di bianco? A me la signorina ha detto che andava a farsi la comunione, ma non era vestita di bianco. Lo credo bene, la prima comunione a casa fatta. Ha detto che si comunicava perché oggi è Santa Rita. Santa Rita! Ma oggi non è Santa Rita. Oh, la chiesa di Santa Rita è là, che si sono sposati tutti i peccoli macinelli di Afragola. Sandrini, lei viene con me. Che vi dicevo, pareva la pena di aspettare. Tengono pure la scarpina lucida. E questi sono i testimoni. C'è pure il nobile col monocolo, decaduto, ma
sempre nobile. Dite la verità. Non vi credevate che vi portavo questa crema, eh? Veramente no. Lo scienziato, il marchesino, il filosofo e l'artista di grido. Ma chi mi accompagna all'altare? Già, chi di loro? Signori, questa è una domanda che non dovevate fare. Beverello è il meglio accompagnatore di Napoli. Matrimoni e funerali, eh? Andiamo, su. A voi. Grazie. E il resto? Ma resta, signori. Scusate, questi non sono discorsi nuziali. Voi dovete capire che ai signori gli avevo promesso il rinfresco. Questi si sono mantenuti leggerini, non è vero? Non e è come così. No, si capisce, signori. Io pure, del resto. E va bene, ho capito. Arrivederci. Grazie, ringraziati, signorina. Ringraziati. Auguri. Auguri. Auguri a figli maschi. Tanta felicità. A caso, alla stazione. Andiamo. Né a casa, né alla stazione. Andiamo a Santa Rita. Perché? Vorrei lasciare questi fiori sull'altare dove si è sposata la mamma. Almeno questo, visto che non abbiamo potuto sposarci lì. Ehi, allù. Dove andiamo? Dove vuole? A Santa Rita. Alla chiesa di Santa Rita. Corsa. Siamo giunti in tempo, non si sono ancora sposati. Giovanna! Giovanna! Ricordati che sei una peccorima! Oh. Signor Marchese, oh. Signor Marchese! Io. Che ha? Si sente male, signor Marchese? Antantino! Me l'hai ammazzato! Io? Sì, tu, proprio tu! Signor Marchese, faccio vento? Sì. Ah. Mucaterinone, a San Què, non mi vedi? Questo è per lui. Ma non poteva scendere neanche un minuto. No, signor, non si può muovere un momento dal letto di dolore del signor Marchese, che può arrito con paura che se ne vada da un momento all'altro. Riverisco. Buonasera. Sentimo bene, Caterinona, cosa sono queste conoscenze epistolari, eh? Non ho tempo di spiegarti. Mi è successa una cosa tremenda, una vera tragedia. Urca, allora andiamo in un posto tranquillo e parliamo. Sì, il tuo posto tranquillo. Ma, Caterina! Ti prego di avere pazienza, Mario. Anch'io non l'avevo sognata così, la nostra luna di miele. Ma non posso allontanarmi dal suo capezzale, devi capirmi. Ne avrei rimorso per tutta la vita. Non telefonarmi più stasera. Lo zio si è appena sopito, ma il più piccolo rumore lo fa andare in smanie. Ti chiamerò io domani in pensione. Perdonami. Buonanotte, amore mio. Buonanotte. Buonanotte. Dica 33, signor Marchese. 33. Come? 33. Ancora 33. 33. Ecco, sempre 33 fino a che io non dico basta. 33, 33, 33, 33, 33, 33. Basta. Quanto fa in tutto? Che ne so. Riflessi tardi. Purgatolo. Con l'olio di ricino. Ma che, qui non è questione di olio di ricino. L'unico olio efficace qui è l'olio santo. Amen. Si è rivolti, prego, signor Marchese. Vediamo il polso. Quell'altro. Sì, sono uguali come polsi. Oh, mandato a comprare subito d'urgenza 4 moccolotti, è gravissimo. Ma com'è possibile, dottore? Fino a ieri stava benissimo. Cara signorina, i casi della vita sono tanti e poi, dico, siamo sicuri che prima di ammalarsi non fosse già ammalato, per esempio, non so, malattie ereditarie come roba di cocchi, denati matti, epilettici, drogati, imbriachi. Giovanna, vai di là, il dottore ha bisogno di un po' d'acqua bollente. Ah, deve fare un'iniezione. Sì, bravo, proprio un'iniezione devo fare. Ecco qua,
Ecco. Ma che diavolo sta combinando, Frangipane? Butti via questa roba. E poi non le sembra di esagerare? Ha detto più corbellerie lei in 5 minuti. Ma io faccio quello che posso. Parli meno, meglio ancora, non parli affatto. Ma dico, dovrò dire pure qualche cosa, una malattia. Il commendatore Sandrini mi ha raccomandato, dice, dire tutte malattie gravissime. Vabbè. Non lo so. Che dico, collasso di ipoplessia? Ma si può dire collasso di ipoplessia? Telesclerosi, idropisia, non lo so. Ah, senta, signor Marchese, ho trovato. Senta se gli piace questa, eh. Dirò che lei c'ha una Gina Pectoris, eh? Che cerca? Le scarpe. Perché? Per scendere? No. Di che infarto? È la parola più semplice, non può sbagliare. Infarto. No, vabbè, ho capito, ho capito. Allora l'iniezione la facciamo. Ah, no, facciamo, gli altri che faccia, sa? Pure. E quando torna mia nipote, se ne vada via, prima di combinare qualche guaio. Va bene, va bene. Però guardi che si pentirà, perché io ho una mano leggerissima. L'ho fatta tante d'iniezione alla fattoria e non ci ho mai avviato un cargio da un mulo. Mai! Lo prierà da me. Ecco, l'acqua, dottore, ecco. Sì. Grazie, Giovanna, non serve più. Il dottore ha capito che non è il caso. È vero che ha capito che non è il caso? Ho capito che non è il caso. Ah. Ma allora, dottore, che cos'ha con precisione? C'ha un farto. E qualsiasi emozione potrebbe essergli fatale. Oddio. Oh, mi raccomando, sorvegliatelo sempre, non abbandonatelo mai, perché può essere che pare che sospira, invece... Ma quando sarà questo discorso? Addio, signor Marchese. Addio, domani. Speriamo. Ma zio, sarà bravo davvero? Sì. Perché non hai chiamato il solito dottore? Non so, ma si esprime in un modo... È uno specialista, me l'ha raccomandato Sandrini. È un po' stravagante, ma è bravo, sa. Ehi, scusi. Sì? Cocca mia, e tu come ti senti? Lei bene? Si sente benissimo. Tu sta zitto, che ne sai? Questa è molto aggravata, non lo vedi? Anzi, telefonami che a te ti devo ascoltare a lungo. Mi? Sì, ti. Dottore? Chissà quanti ammalati la stanno... Sì, ma non mi toccare, che il contagio cadaverico è terribile. Non ce la faccio più, non ce la faccio più. Coraggio, zio. Vedrai che il male ti passerà. Non ce la faccio più a mangiare sta schifezza. Il commendator Sandrini. Ah, fate passare quel brav'uomo. Buongiorno, Allem. Come va, signor Marchese? Come vuole che vada. Giovanna, lasciami solo con lui. Zio, per favore, non ti affaticare, mi raccomando. Devo dare soltanto qualche disposizione. Al bravissimo Sandrini. Ma come si è combinato? Me lo ha detto lei, è per quel suo amico, il principe di Minalto. Ha detto che avrebbe adottato un giovine e allora ho pensato che, insomma, sa... Ma è una fissazione la sua. Beh, mette questa roba al sicuro nella cassaforte. Sì, signore. Aia, uia, come sta anche il letto? Mi dica, ma che razza di tipo mi ha mandato come medico? Il Frangipane? Beh, è l'unica persona di cui potevo fidarmi ciecamente. E poi non è del tutto digiuno in fatto di medicina. Sai, in campagna ha fatto spesso anche il veterinario. Ah. Sì, sì, legge selezione, segue i giornali, cura le galline e segue spessissimo la trasmissione dell'agricoltore. Ah, è un vero luminare. Quello è matto, glielo dico io, è matto. Ma sa che cosa si era messo in testa? Di farmi un'iniezione. Beh, forse per rendere più verosimile la malattia, in fondo che le costerebbe, zop. Ma se la faccia lei, l'iniezione. Se potesse servire alla causa, sì. Io sono un gentiluomo, e un gentiluomo non si lascia mai infilzare alle spalle. Ho visto che la signorina è molto preoccupata. Vuol dire che la messa in scena funziona. Altro se funziona, nonostante lei è quel sinistrato morale che mi ha messo tra i piedi. Giovanna non si è più mossa di casa. Quel tipaccio, quello sfruttatore di donne, non la vedrà mai più. Dovessi restare in agonia per un anno. Non ce ne sarà bisogno, signor Marchese. Il conte Rodolfo sarà qui fra qualche giorno. Zio, e allora tutto... Io ho sentito gridare. Non si preoccupi. Ti senti male? Sono qui io e conosco tutte le disposizioni in caso di emergenza. Se ha bisogno di me, chiami. Sì, eh? Sì. Oh, mi raccomando, non si allontani. Sa, non si sa mai. Il signor Marchese è molto, molto grave. Pronto? Sì, sono io. Ah, ha riconosciuto la mia voce. Bene, a che quota stanno le assicurazioni? A 400? Guardi, ne compro 2.000. A quota di assicurazione per me? Ah, sì? Sì. Aspetti, ne compri 3.000. Grazie.
Io la ringrazio, ma veramente ne volevo 2000 anch'io. Moscerevi, non posso mica indovinare il pensiero. Non posso, vero? Beh, ne prendo io 1000, se crede che per lei sono poche. Guardi, ne prendo io 1000. Purtroppo non è il caso. 1000 per 4? E che ne so? A me le cifre non interessano affatto, caro. Beato lei. Buono. No, Olga. Né papo sigla, né papo sigla. Ecco a lei. Allora io posso andare, signor Marchese? Non è possibile, Olga. Au revoir. Non è possibile, Olga, cara. Ci vediamo più tardi. Au revoir. Au revoir. Né papo sigla, Olga. Né papo sigla. Au revoir. Au revoir, chérie. Au revoir. Avanti. Scusi, signor Marchese, metto in ordine la stanza. Fai pure. Disturbo se canto un poco. Un pizzico di allegria sta ben anche nei funerali, no? Canta pure. Marietta monta in gondola, mi no che non me fido. La 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 la. Marietta Caterine? Monte... Sì? Vieni un po' qua. Se mi comandi, signor. Avvicinati. Posso soltanto parlare piano. Cosa desidera, signor Marchese? Due cosse. Un bicchiere d'acqua e un bicchiere senza acqua. Sì, vado subito. No, aspetta un momento. Perché non vieni più spesso qua e non ti vedo mai? Sei il signor Guidobaldo che dice che mi non sono rifinita. Ma tu non dare retta a Guidobaldo. Da domani voglio vedere soltanto te. Ma il signor Guidobaldo dice che questo sia un servizio molto difficile e che mi non sono buona. Ma Guidobaldo non capisce niente. Dici buona. Buona. Va. Posso lasciare solo lo zio. Vai via, ti vedono. È grave, lo sai. Vai via, non posso. Ciao. Oh, tempo le curve. Scusi, tanto. Scusi. No. Veramente sono io che ci dovrei chiedere scusa. Ma sì, a momenti facevo come il bersagliere Turito in Tella Cavalleria Rusticana. Mi ero messo in testa che lei volesse insediarmi la Caterina. Ma adesso so tutto. Tutto cosa? Che anche lei spasima, ma per la marchesina. E in fondo siamo colleghi, tutti e due ad aspettare, colleghi in aspettativa. Beato lei che ha voglia di scherzare. Anche se c'ha la sofferenza nel cuore, come si dice, ridi pagliaccio che ride bene. Andiamo, su, andiamo, stia allegro. Sa cosa facciamo? Ci andiamo a bere un bel bicchierozzo di vino rosso alla salute delle nostre morose. Ma no, che bicchierozzo. Ma allora lei mi vuole offendere, eh? Sa come si dice? Se te l'offre il bersagliere, tu per forza devi bere. Allè, sotto col bicchierozzo. Scusi, ma io veramente... Va bene il colorito. Andiamo, su, ecco, così mi piace. Chiuda! Ah, sì. Ecco, ecco. Ah. Signor Marchese, l'aiuto io? No, faccio io. Ah, che male. Ma come sei vestito oggi? Va a un funerale? Cos'è che non va? Di scuro, prima delle 20. E poi con quelle scarpe gialle. Ma ho messo, diciamo così, il calzino a fantasia. Che schifo, che schifo. Signor Marchese, scusi, non è per cambiare discorso, ma ritengo di doverle dire una cosa molto importante. Ho visto qui sotto quel giovinotto, quel, diciamo così, cacciatore di dote. Quell'individuo ronza ancora intorno a Giovanna. Intorno a Giovanna, non so, ronza intorno al palazzo. L'ho visto con i miei occhi. Scusi, signor Marchese, ma io riterrei opportuno, diciamo così, che il frangipane, visitandola domani, la trovasse, diciamo così, aggravata, molto aggravata. Più di così, fino adesso ho fatto il moribondo. Ecco, lei dovrebbe proprio... Ma lei è matto. Ma piuttosto, questo Rodolfo, quando arriva? Fra poco, da un momento all'altro. Ci vorrebbe qualcosa di eclatante, di scioccante. Chose. Ho trovato. Ecco. Distruggeremo quel giovanotto agli occhi di Giovanna.
Faremo sì che lo odi, che lo disprezzi, che lo cancelli dalla propria vita. Splendido, signor Marchese, ma come faremo? Mi occorrono due cose, un buon fotografo... Ce l'ho. ...e Ingrid. Ce l'ho. Eh? Una femmina. Oh, anche quella, penso io a tutto, signor Marchese. Bravo. Va bene, ho capito, la spengo. Avvocato, l'ho spenta, che vuole? Non sono avvocato, sono la nuova pensionante. Ah, e le serve qualcosa? Una nave da guerra bene armata. Eh? Di 9 lettere, comincia per C e finisce per Ata. Ah, le parole incrociate. Che cos'è, cannonata? No, corazzata. Ah, non lo so che lei è bravo, è proprio corazzata. Senta, un religioso che si prende al bar. Cappuccino. Bravissimo, ma come le pensa? No, no, non è possibile, mi viene fuori tappuccino. Devi incominciare per T. Ma guardi che sarà sbagliata l'altra parola che comincia con la T. Senta, perché non vieni di qua? Le faccio vedere meglio. No, sto a letto. Avanti, sia gentile. Avanti. Perché sta lì in palazzo? Si accomodi. Però. Però cosa? Niente, niente. È difficile, sa? Me ne manca ancora mezzo e se non lo risolvo tutto non riesco a prendere sonno. Su, sii vicini che guardiamo insieme. E io? Oh, per favore, chiuda la porta, c'è una corrente. La porta? Forse ha ragione lei, è proprio cavatappi. Lo dicevo. Cavatappi. Adesso guardiamo il 2 orizzontale. Guardiamo il 2 orizzontale. Dove sta? E allora? Cosa? Ma è proprio di legno. Di legno o Pinocchio? Ma che Pinocchio, lei? Se ne sta qui come se le facessi paura. Io ma che cos'ha? Io non ho paura, perché? Ma sembra preoccupato. No, affatto. Ha caldo? No, non ho caldo. È tutto sudato. No, non sono sudato. Sto benissimo, guardi. Risolviamo il cruciverba, perché sennò lei non riesce a dormire. E figuriamoci io. Dunque, scusi, il 2 orizzontale, pegno di fedeltà che circonda il dito. La fede. Scriva la fede. Va bene. Buonanotte, signorina. Io... Ma come? Se ne va già? Devo sentire i risultati delle partite di calcio alla radio. Sono un tifoso. Tanto tifoso. Sono proprio un tifoso. Che razza di imbecille. Su, avanti, vieni fuori. Soggetto difficile, non ho fatto nemmeno una foto. Ma cosa vuoi fare? Quello pensa solo ai risultati del calcio. Ma Sandrini mi sentirà? Io queste figure non le ho mai fatte. Che marito ti sei trovato. Un vero eroe della resistenza. Oh, ma io non ce la faccio più. Che devo fare? Dimmelo tu, Giovanna. Ho capito. Non mi resta che una soluzione. Dov'è?
eppure nessuno mi ha mai resistito. Scusi, le dispiacerebbe venire qui ancora un momento? Ho dimenticato di dirle una cosa. Se si potesse aprire questa porta, glielo farei vedere io. Oh, tu aspettami qui, Non te ne andare. Rammollito. Mi raccomando, bene gli intagli. Sì, signor. Lentamente, capisci? Non avere fretta. Sì, signor. E l'abbiamo fatta! A quest'ora il colpo è già riuscito. Caterine, te ne puoi andare? Sì, signor. No, no, la scala lasciala lì, ti chiamerò dopo. Tutte queste cornici così elaborate, tormentate, hanno bisogno sempre di una cura lenta, continua, diuturna. Diuturna. Uff, ste bambini, poi averlo fai piedi sempre, la noia in fondo, ecco. Beh, e allora, queste foto rivelatrici? Il giovanotto è stato colto in atteggiamento esuberante, spinto. E come no, me le consegneranno domani al più tardi. Dio, ti serve niente? Oh. Posso entrare? Mi sta dettando il testamento. Ma come puoi pensare cose simili? Bisogna essere previdenti. Però, che attaccamento, piange. Bene, bene. Finché io sono qua, quel mascalzone non l'avvicinerà. Colga, fammi piacere, non sono occupato, non mi tormentare. Pronto, il commendatore Pardon? Sandrini. Pardon? Il commendatore Sandrini. Ah, il commendatore Sandrini. E mamma? Tenga, è per lei. Sì? Pronto? Un tipico sì. Come quello c'è da finire sul marciapiede come niente. Ma no, io... Uomini di quel genere non sono capitati nemmeno alle mie sorelle che esercitano in America da tanti anni. Oh, no, no, rinuncio all'incarico. Non voglio giocarmi la reputazione io. Ah, e se proprio volete una foto scandalosa di quel babbeo, il massimo che potrete ottenere è lui che si mette le dita nel naso. La saluto. Pronto? Oh. Ehi, ha attaccato. E allora, l'affare dalle sacre, spa? Spa. C'era da prevederlo. Le magliarde di cui lei dispone hanno poche frecce al loro arco. Perché poche frecce? D'altronde, che donne può conoscere lei che porta dei pois su una giacca a quadri? Quali pois? Le palline. Ah, che ci va sui quadri? Unita. Unita? Unita. Beh, anche di questa ragazza dovrò occuparmene io. Qui ci vuole una professionista dello striptease. Dello che? Lo strip. Spogliarello. Molti indirizzi di ragazze. No, amichette, senza importanza. Ah, questa. No, questa è turca. Turca, come? No, no, per carità. È meglio lasciarla stare. Meglio. Ah, questa è bravissima, dicono, suadente. Quel cretino ci cascherà, se lo segno. Me lo ricordo. Cavicchioni Amalia. Amalia. Via Figurella delle Anime Santissime del Purgatorio a Monte Calvario 4. 4? Allora è meglio che me lo segni. Mi raccomando, Mario, sii prudente. Vieni al telefono! Oh. Mi attacco l'aspirapolvere così è puoi parlare. Ah, bene, bene. Aspetta un momento. Presto. Fai attenzione, Mario. Forse Sandrini ti ha visto. Qui, sotto la finestra, ti ha riconosciuto. D'ora in poi non mi riconoscerà più. No, no, ci penso io. Sta tranquilla. Giovanna! Giovanna! Adesso devo lasciarti. Scusami. Ciao. 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 Oh, bravo, capiti giusto a proposito. Urca, è scoppiata la guerra. Non ancora, ma mi hanno dato l'ultimatum. E chi? Non posso più andare a casa di Giovanna, mi hanno riconosciuto. Dovrei travestirmi, non so. Beh, travesti da marziano supersonico, con i baffi, l'antenna. No, 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 vestito da bersagliere non mi riconoscerà nessuno. Andiamo in cabina via, che mi provo la roba. E certo, anche a me, se mi travesto da borghese non mi riconosco nessuno, neanche la mia Caterinona. Sì. Siamo quasi andati, Giovanna mia. Con chi parlavi al telefono? Con nessuno, zio. Eppure mi pareva di sentire che parlavi con qualcuno. No. E non posso sentire niente. Non posso sopportare nessun rumore. Ai, 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 ai. Povera Giovanna, che dolore ti do. Perché tu soffri, vero? Per lo zietto malato. Oh, zio, non so cosa farei per farti guarire, per vederti tornare come prima. Stammi sempre vicino. Perché quando tu mi stai vicino, mi sembra di stare meglio. Ecco. Sì, zio. Da quando ti sei ammalato non sono più uscita. Non sono andata nemmeno in chiesa. Ma che chiesa? Preghi in casa. Ha lo stesso valore.
Stammi vicino, non t'allontanare mai. Scusi, militare. Militare! Sono la zia del colonnello dei bersaglieri, Tavolato. Le farò avere una licenza. Potrebbe aiutarmi a cambiare una gomma? Ho bucato. Ma la prego. No, la ringrazio, ma sono tornato proprio adesso dalla licenza. Non mi interessa. Allora glielo ordino. Presto! Questa è la gomma di scorta. Lì c'è il click. Va annoiate? Posso? Urca, Urca se può. Deve, Clavegna, si accomodi, faccia come in casa sua. Però, mica tanto timido, eh? Beh, sono bersagliere, veloce come il vento e dal corto manto. Sta comoda, Urca. Se vuole posso offrirle un liquore, cioccolatini, cioccolato, caramelle, un po' di vermouth. Vermouth, non c'è più niente. Siamo rimasti senza provviste, sì. Va bene così? Sì, bene, me la dia. Ma sì, quando ci sono io non c'è niente di meglio da fare che un pocherino. Ma che cosa ci giochiamo? Io di contante sono un po' scarso. E ci giochiamo gli abiti. Ma veramente questi abiti, sa, non posso mica dare giocarmeli. Ma anch'io tengo i miei, cosa credete? Ma si gioca così per scherzo. Alla fine della partita ce li restituiamo. Urca, Urca, mi piace questo gioco. Ale, ale, giochiamo. Forza, coraggio, ci siamo, ecco. Tre, quattro, cinque. Invito di giacca. Urca, ci sto, invito di giacca, eccola qua. Io apro. Apro di camicetta. E io chiudo. La finestra non si sa mai, eh? No, 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 non so giocare con la finestra chiusa. Tanto fa caldo, no? Sì, sì, come vuole lei, come desidera. Ci state? Come no che ci sto, certo che ci sto. Subito, una carta, per favore. Io servita, voi vedete? Urca se vedo, vedo doppio, certo che vedo. Un momento, fermi tutti. Ecco fatto, signora, va bene così. Signora, signora, la macchina è pronta. Signora! Ecco, ecco! Ma ne cagnadaro! Guardate qua! Ma non mi sono la vecchia! E chi è stata? Al ladro! Al ladro! Mariola! Mariola! Ma ne cagnata! La gomma, guardate qua! E voi là dentro non avete visto niente! Ma ne cagnata la gomma! Ma non mi sono la gomma vecchia! Io dovevo una gomma nuova! L'ho cambiata da pochi giorni, eccola qua! Rilancio di pantaloni! E io vedo di gonna! Vedo tre donne, tre! Adesso apro il buio. Benissimo, quello che volevo. E io chiudo la finestra. Ma no, no. Chiudo la finestra. Ma che cosa volete fare? Mi prendo il piatto. Che belle perle. Urca, sei effeminata. Ma che state facendo? Urca, ma stavamo giocando con... Ma che giocando e giocando? Ma chi va mai visto? Ma chi vi conosce? Ma... Mi trovavo a passare di qui per caso, ma vedi un po' che gente che devi incontrare. Urca, ma lei fa la passante per le camere degli altri e poi butta via così un ometto. Ma che passante e passante? Ma voi siete pazzo, lo sapete? Io? E rivestitevi piuttosto. Non vi vergognate di stare in mutande davanti a una signora? Sì, signora, ma io... Ehi, ehi là, bentornato. Come ti sei combinato? Che ci avevi caldo? No, adesso ti spiego. Riprenditi la divisa, che non me ne va una bene. Anche una lata di gomme mi ci voleva. Urca, ma ti sei truccato da bersagliere di colore. Ma almeno l'hai vista la ragazza. Ma chi l'ha vista? Malgrado avessi la divisa mi hanno fatto un bidone. Senti, io non mi arrendo, eh. O non è mia moglie? Sì, è giusto? Sì. Ho il diritto giusto, di vederla? Giusto, sì. E allora la voglio vedere. Giusto, oh. Calma, è giusto, è giusto. Anch'io mi sono stufato di vedere la mia Caterinona sotto il portone. Qui bisogna trovare un modulo per andarci in casa. Magari di notte, sì. Ma come fai? È tutto chiuso. C'ho un piano qui in testa da tanto tempo. Affidati a me, alta strategia. Tu sei un borghese, non puoi mica capire. C'hai della carta in qualche parte? Sì, nel cassetto. Vediamo, ecco. Facciamo la mappa.
Mappa di che? La mappa. Tu hai presente il portone? Avanti. Signor Marchese. Ah. Chiuda chiave. Con mai oggi niente spettacolo? Quale spettacolo? E come lei sulla scala, io di sotto che la reggo. Ma faccia meno lo spiritoso, piuttosto che novità ci sono. Ah, devo riconoscere che quella sua ragazza di via Figurelle delle Anime Santissime del Purgatorio a Monte Calvario 4 è una cosa irresistibile. Il fotografo ha fatto un buon lavoro? Sì, anche il signorino ha lavorato bene. Una serie di foto, una più scandalosa dell'altra. Le ha qui? No, per la verità non l'ho neanche vista. Il fotografo le ha mandate direttamente alla signorina Giovanna. Come, le ha mandate direttamente a mia nipote? Ma scusi, bisognava fare una selezione. Non dimentichi che è una Peccoli Macinelli di Afragola. Ma come, se le abbiamo fatte fare apposta per dimostrarle quanto è farabutto il fidanzato. Ah già, è gioco forza, povera piccola. Ma sono compromettenti per il giovanotto? Moltissimo. Beh, il fotografo mi dice che qualcuno è venuto un po' mossa, ma anche lui è un uomo. E Amalia Cavicchioni non scherza. A chi lo dice? Bravo, è un piano formidabile, così entreremo sicuramente in casa. Senti, adesso telefono a Giovanna, faccio un ultimo tentativo. Se rifiuta di vedermi anche stasera, sono con te, eh? Bravo. Aspettami. E chi si muove? Perché dovrei aprire gli occhi? Che scherzo idiota. Pronto? Sì, chi è? Ah, sei tu. Ma che imprudenza chiamarmi. Chi è al telefono? Hanno sbagliato, zio. Fermo come sempre, tacco e aspirapolvere. Sì. Pronto? Scusami, tesoro. Ma tu devi comprendermi. È gravissimo. Pensa se gli succedesse qualche cosa. Ne avremmo rimorso per tutta la vita. Anch'io vorrei starti vicino. Sì, amore. No, no, per favore, è una pazzia, non farlo. Ti scongiuro, non farlo. Lo farò invece. Va bene che in certi paesi si salta la prima notte di nozze, ma tu qui mi stai facendo saltare la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta. Basta! Mi sono stufato di fare il marito per corrispondenza. E poi qua me ne stanno capitando di tutti i colori. Senti, io stasera piombo a casa tua e chi si è visto, si è visto. Come? Non gridare con quel fracasso che c'è a casa tua. No, 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 Giovanna, guarda, non insistere. Finora ti ho seguito, ma adesso farò di testa mia. Ciao! Aspetta, Mario, aspetta. Vediamo che effetto gli hanno fatto le fotografie. Giovanna, la medicina! La medicina, Giovanna! Vengo, zio! Ma questo è il tatuaggio di Raffaele? Dove sei a testa? Ecco a testa. E sei proprio giusto, impostor disgraziato, mascalzone. E il poeta, il romantico, ma mi te stacco a testa. Però, parte che fusto ciò. E atletico anche. Oh, sta medicina. Ecco. Aspetta, ma la prenderò più tardi. Oh, che tormento. È disgustosa. Giovanna, che c'è? Qualche cosa che non va? Dilla, zio tuo. Non è niente, zio. L'agitazione di questi giorni... Ho i nervi scossi, scusami. Oh, Giovanna, anche se dovessi avere una delusione, ricordati che la vita ha tante gioie da offrirti. Appena sarò guarita faremo una bella vacanza, una crociera, vedrai, ti divertirai. Sì, zio. Poverello, mi fa una pena. Perfetto! Gioco forza. Ce l'abbiamo fatta. Fra qualche giorno lei potrà guarire, il conte Rodolfo arriva e la signorina Giovanna, per far rispetto al divo dello spogliarello, accetterà l'invito per la crociera. Sandri, sta medicina. Subito, signor Marchese. Ah. Chi è? Scusi, signor Marchese, hai ancora bisogno di me? Sì, spegni tutto intorno e lasciami soltanto l'abat-jour. Va bene. Ecco.
Bravo, così. Adesso prendimi lo spruzzatore. Ci sono zanzare? No, non il DDT, quello, lo spruzzatore del profumo. Ah, ecco. Va bene. E spruzza tutto intorno. Brava, così. Adesso anche addosso a te. A me? Sì, la nuca e la gola. Grazie, sei gentile, Lu. Lu sì che sei un signor. E no come certi mascalzoni che sono mi... Vieni, vieni qua. Vieni qua. Mettimi la mano sulla fronte. Ho paura di avere un po' di febbre. Non mi pare, sei il marchese. Allora, provo con la guancia. Sai, la mano inganna qualche volta. Non mi sembra, signor. Allora, sentimi il polso. Così? Sì. E adesso? Sentimi quest'altro. Ma signor Marchese, cosa femo con le mani nelle mani? Sa come dice la canzone? Con le mani nelle mani, fino all'alba indomani. Mi piace l'idea, mica male. Adesso mettimi a posto il cuscino. Va bene. Con tutte e due le mani, anche da quest'altra parte. Ecco, così sto bene. Ma stavo mai, mi signor Marchese? Mettimi a posto il cuscino, andiamo, mettimi a posto il cuscino. Signor Marchese, mi pare la quarta puntata di Anime contro vento, dove che è una povera ragazza a mezzo servizio, e il paron che si è mezzo nobi. Ecco. Ah, i fumetti. Caterine, i fumetti sono una cosa, la vita è un'altra. No, perché lei già era una ragazza ingenua e lui che diceva, sei come un'ossessione per me, mi sei entrata nel sangue. Bello, eh? I fumetti qualche volta dicono delle cose vere, umane. La povera ragazza non si sapeva spiegar che un signor così distinto, con tante contese a portata de mano, avesse messo le mani proprio addosso a ella. Ma lui che risponde, l'amore è come la legge, è uguale per tutti. Giusto, c'è della saggezza in questi fumetti, fanno male a deriderli. Caterine... I fumetti sono lo specchio della vita. Vieni a mettermi a posto il cuscino. Ma lo sa come va a finire Anime contro vento? La poveretta viene mandata via dai parenti. In una notte che cade tanta neve che copre anche il fumetto e finisce all'ospedale dove muore il puteo di colpa, poveretto. E nella stessa notte il mezzo nobi e il paron, insomma, che va a fuoco tutto il palazzo e il muore in calù. Ah, sotto? Beh, vedi, Caterine, una cosa sono i fumetti, una cosa è la vita. Guarda sto cuscino come sta, vieni a metterlo a posto, su. Signor Marchese, mi dispiace, ma mi non voglio andare contro vento. Mi vado a dormire e così spero di lei. E se il cuscino che dà proprio fastidio, se lo tolga, ma mi non credo che il mai sia nel cuscino, ma né a testa, e quella notte non si può togliere. Buonanotte. Buonanotte. E va a te. Come ti sei combinato? Sei impazzito. Terzo battaglione Martoretti presente. Parla piano. Mi sono mimetizzato come gli uomini rana ai topi d'albergo. Così sembriamo l'ombra nella notte che ci vede bravo. Ma te, il tenente medico, ti ha mai visitato? Urca, sono il più visitato del reggimento, tanto che ho deciso che qui sulla fronte bassotta mi ci scrivo visite brevi. Qui per salire non è mica facile. Buonanotte, zio. Se avrai l'attacco, chiamami. Sarò subito da te. Paese mi chiamano il ragno delle Dolomiti, sì, penso un po', su, sali. Coraggio, dammi una spinta, andiamo, su. Vai, sali, forza, vai. Che? Al dito, accidenti, il ditino. Salgo prima io, guardami le spalle tu, e poi ti darò una mano. Ecco, bravo, così ci darai la mano come sul ponte di Bassano, coraggio, su. Piano. Poi dico, la mano. Avevi promesso di darmi la mano. Per venire da te. Il tubo della grondaia m'hai fatto scalare per vederti. Ma tu sei proprio matto. Shhh. Vieni. Ma che cos'hai? Eh?
La grondaia dei nobili. Mi vada a dare una lavata. Oh, ma tu stai scherzando? Va via prima che lo zio se ne accorga. Oh, sei tu che stai scherzando? Vedi che sta marito. No, vieni, dammi un bacio. No, vieni, moglie mia, vieni. No. Adesso sono io che ho le mani sporche. Sporco il marito, sporca la moglie. Oh, no, no, no. Sono qui. Va via, Tarzan delle alcove. Ma che Tarzan delle alcove d'Egitto? Fammi entrare. Ma dai, Caterina inaccessibile, che dopo la libera uscita c'ho diritto alla libera entrata. Va via, pipistrello del malaugurio. Vai via, imbroglio. No, aspetta, pipistrello. Ma aspetta. Baciami. Eleonora sente che da quella scelta dipende tutto il suo avvenire. A chi? A chi deve dire di sì? A Raul, l'ingegnere dal sguardo metallico? A Vladimiro, il malinconico gentiluomo in esilio? O a Nando, il rude garzone del fornaio che ci porta a casa il pan fresco tutte le mattine? Ma dai, Eleonora, te che stai a pensare su anche? Prenditi il garzone, prenditelo, stupida! Il seguito alla prossima puntata. Ma guarda, che vuoi 7 giorni per decidersi. Mi invece, la mia scelta è vabbè che fatta. Anche se sono un poco matto, ma piace alle magliarde. Voglia avevo di vederti. Anch'io. Caterina spietata, voglio conoscere la motivazione. La motivazione se che ti te si un sporcaccio. Bemo, perché? Quando ti te fai lo spogliarello in compagnia, almeno te potresti guardare se le finestre se chiuse. Ma dimmi ben su, Caterina, tu credi le calunnie infamanti o il tuo Raffaellone sincerone? Raffaellone sincerone un corno! Mi credo ai fotografie! Quale fotografie? Eccoli qua. Urca, mi tradiscono, Claudio Villa. Claudio Villa, guarda dopo. Questo sono io, sono fotogenico. No, no, Mario. Io ho tanta paura. Paura di tuo marito? Oh, ma come puoi pensarlo? Io ti amo tanto, lo sai. Ma questa malattia dello zio ha scombussolato ogni cosa, capisci? Se lui non guarisce. Senti, io... vieni via con me, andiamocene. Rinuncia a tutto, a noi i soldi non ci interessano, vivremo lo stesso. Ma se fosse solo per l'eredità ci avrei già rinunciato. È che lo zio mi vuole troppo bene. Se io ti seguissi sarebbe la fine. Senti, io sono tuo marito e ti ordino di seguirmi. Oh! Che cos'è? Non è nulla, è il solito attacco. Fa così tutte le notti. Poi si riaddormenta. Aspettami, torno subito. Siamo alle solite. Torna pure a letto, ci penso io. Sì? Eccomi, zio, eccomi! Raffaele? Raffaele! Dove si andata a finire? Raffaele! Raffaele! Presente! Stupido screanzato! Attaccamento al corpo anche nel momento del pericolo. Urca, lo sai che sei tracagnotta? Te la dago mille tracagnotta, ancora non te mega dito cosa che te fai mezzo nudo in quei fotografie, scandaloso! Non te lo possono spiegare, è tutta una storia di spionaggio che a noi militari ogni tanto ci mandano dei pezzi di donna per carpirci il segreto militare, tutta roba di pezzi contro pezzi. E cosa sei io sto segreto militare? Brava, se è un segreto mica te lo possono dire. Dai, ma dai Caterinone incredulone, che in piedi non si può mica parlare bene. Mettiamoci in un posticino tranquillo, qui così, sul lettino piccolino. Ehi, ti è il tuo posticino tranquillo. Se ti devo sentare, qua che sei due sedie. Ecco. Sedemo. Sedemo. Parlemo. Parlemo, straghetta. Possiamo stare tranquilli. Fino a domani? A
adesso è già domani. Dovrei andartene prima che faccia giorno. Va bene. Appena canta il gallo, me ne vado. Promesso? Sì, 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 promesso. Oh, Giovanna! Giovanna! Che c'è ancora? Ma non è mai successo, due volte in una sola notte. Gli darò una pillola. Ma dagli tutto il tubetto col vetro. Dagli anche l'astuccio. La prima notte di nozze a singhiozzo. Ma guarda un po', la prima notte... Ma che ne sai tu? E la prima notte che fa così? Giovanna, aiuto! Muoio! Che succede, zio? Io sono un peccoli, non posso fare la fine di un Borgia. Che cos'hai stasera? Ho assassinato il mio letto, avvelenato, ma lo denuncerò. Chiamate la polizia, chiamate il notaio, chiamate Sandrini, chiamate un medico. E anche il prete, signor Marchese. Dove sono le scarpe mie? Ma non vorrai mica alzarti. No, voglio tirargli in testa a quella ragazza. Su, telefona Sandrini al dottor Frangipane, prego. No, no, Frangipane, no, no. Perché? No, è partito. Credo che sia andato a un congresso. No, chiamatelo uno qualunque, ma non lui, non lui. Subito, subito. Oddio, calma, oh, zio, oh, calma. Oh, vedrai che ti passerà come tutte le altre sere. No, questa sera non passa. Ma perché no? Passa. Calma. Aspetta, aspetta che ti metta a posto il cuscino. No, lascia stare il cuscino. Vuoi fare anche il furbo, mamma mia? Stanotte che si aria di burrasca, va via! Ma chi è che urla tanto? Mi dà un fastidio, mi dà... Il signor Marchese ha avuto un attacco forte! Urca, se c'è l'attacco forte e sta bene in difesa, può vincere il campionato di calcio! Oh! Buona! Demo che si aria di burrasca, va via! Mi ritiro, ma non sarà l'ultima scalata, un bacio solo! Ehi, che c'è? Che succede? Urca, aria di burrasca, bisogna scappare, ritirata strategica! Ma che dici, perché? È certo che è doloroso ritirarsi quando stavamo per far tacere la resistenza del nemico. Proprio stasera che mi ero messo in nero vado in bianco. Mannaggia, quanto strilla quello che è capace di andare avanti fino a domattina. Non c'è niente da fare. No, 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 scendo prima io. Andare giù, andare in discesa vado molto più forte. Va bene, senti, io intanto cerco di vedere ancora Giovanna. Quando sei giù e vedi strada libera, mi fai un fischio. Va bene. Sai fischiare? Beh, poco, eh. Oh, che c'è? Una spina. Ma dai, fa attenzione. Fai piano. Va. Buonasera. Ben arrivati. Fatto buon viaggio? E che fai combinato in questo modo? Io sono... ehi là! Sono... Ah, sono un bersagliere della ballerino, della squadra ballerini Mimi. La carica, la presa ti porta via. E i bersaglieri passano, correndo per la via. So fare salto in lungo, salto in alto, poi so fare l'assalto alla baionetta, ta! La carica con la tromba, la carica con la cameriera, tac! Bravo, scommetto che sai fare pure l'hula hoop, eh! Urca, noi bersagliere l'hula hoop lo facciamo col cerchio di fuoco durante le manovre, ce la torcigliamo nella vita e poi danziamo hula hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, finché ci sta su che quando casca giù non lo pigliamo più su. E questo chi è? Questo è un mio amico, un solista, un mio scritturato. Disgraziato, perché hai fischiato? Ballerini, siamo ballerini, balliamo ballerini, insieme. Sì. Venite al ballare al commissariato. No, un momento, non possiamo. Commissariato, andiamo. Dammi. Che storia, andiamo. Certo che è gravissimo, ho tanta paura che sia la fine. Se io muoio, non muoio solo. Delira, delira. Ma adesso viene Frangipane, metterà a posto tutto no, lui. Se viene ancora Frangipane, saremo in tre a morire. Non l'ho mai visto così agitato. Si calmerà, adesso arriva Frangipane e si calma. Nanni, lasciami solo con lui. Lasciami solo con lui, va a vedere se arriva questo dottore. Tranquillo, signor Marchese, non si agiti. Calma, adesso arriva Frangipane.
Magnifico, magnifico. Forse non ce n'era bisogno adesso che Giovanna non pensa più a quello. Comunque lei ha superato se stesso, è stato un pezzo di bravura. Ma lo sa che a un certo momento sembrava più di là che di qua. Ma io sto più di là che di qua, Sandri, quella maledetta aragosta. Ma come ne aveva tanta voglia, io ho sudato 7 camicie per trovarla. Le volevo portare il menù normale, lei ha voluto l'aragosta a tutti i costi e adesso... Ma non putrefatta, non marcia. Marcia? Strano, l'ho comprata da cosa? Da... Dove? Da... Dove l'ha comprata? Dove? Già. Eh sì. E quello 3 mesi fa l'hanno fatto chiudere per un caso d'avvelenamento. Ah! Niente, tranquillo, ostriche! Oh. Erano ostriche, signor Marchese, niente, tranquillo, ostriche erano! Il prete. Eh? Chiamate il prete. Mario. Mario! Ma se è un dottore vero, si accorgerà che la malattia era tutta una commedia. Ma non me ne importa niente. Adesso io sono male sul serio, non voglio morire. Mamma mia, che sarà? Che sei il professor Bardelli. Professore. Professore. Eccoci qua. Professore. Vediamo un po' che cos'ha il nostro ammalato. Ah, 33. Professore, che ha? Niente di allarmare. Non si agiti. Vediamo un po', dov'è che ha male? Papà, un peso che mi opprime. Mi sento morire, professore. Cosa ha mangiato? Una aragosta, forse un po' passatelletta. Grazie. Vedi che ho fatto bene a telefonare. Non era partito, non ce l'ha il congresso. Chi? Il medico curante, il dottor Frangipane. Frangipane, molto piacere, caro collega. A lei non dispiace, vero, no. Professore? Ma dispiace a me! Non la voglio vedere, questo è il mio medico, collega, di sfiducia! Io trovo che il nostro paziente è un po' troppo agitato. E effettivamente, pare che abbia tutte le caratteristiche del delirio estremo. E vedi un po', Corè? Mezzanotte e 40. Ecco, questo vedrai che l'alba di domattina non la rivede. Mandatelo via, questo mi vuol vedere morto. Vede, maniaco di prosecuzione. E prosecuzione del domani, ma è stasera terribile. Non ci sento bene, mi sembra di fraintendere le parole. Beh, se permetti ti do una guardatina, io dico tanto tra colleghi, ti fidi, no? Vediamo un po'. È la tromba di stacchio, è il patiglione auricolare turato col cerone, ma non è niente. Mandatelo via, cacciatelo via! Lei che lo conosce meglio di me, è stato sempre così nervoso? Quasi bilettico. Ogni volta che mi vede a me, fa queste scandescenze. Per me si tratta di una occlusione epigastrica. E in conclusione credo proprio di sì. Oh, è un caso elementare. Quanto alla cura, poi... Io credo che anche lei non voglia allontanarsi dai soliti alcalini. No, no, anzi, avviciniamoci più che sia possibile. Basta, basta, non ce la faccio più. Signor Marchese, lei deve avere pazienza, un consulto è una cosa seria. Oh, ma mi faccia il piacere, ci si mette anche lei adesso. È agitato in maniera spropositata. Ci vorrebbe un calmante, magari un'iniezione. Un'iniezione è sempre una cosa molto efficace. Lui è un pochettino allergico, ma resisterà. Qui c'ho tutta la roba, guarda, perfino il focipe. Oh, guarda un po' che sventola. Qui c'ho anche il liquido, mo gliela facciamo tutta, così si calma immediatamente. Attenzione, ve la sicura. Avanti. E stai attento quando studi, troppo pesante. I miei tempi, le mani volavano. Beh, riproviamo un'altra volta, leggera, mi raccomando, mano leggera. Buonasera. Urca. Ho sonno, è già suonata la ritirata a quest'ora, vado a dormire. Ah, questa è gomma fiume, Loro non sono dell'ambiente, lo capii subito. Persone distinte sono. Voi dovete compatire, qua dentro tutti abituali recidivi sono. Manco io mi ci arretro. Sì, però la pernacchia l'ha fatta pure lei. Oh, non si formalizzasse, con l'occhio del mondo lo feci. Dovete seguire la corrente. Senta, ma quel reverendo che fa qui? Se vestia così per rubare la questo, ma un volgarissimo la giungolo, Ah, sicuro. Mo se non la pianti, vengo lì, t'ammucchio, mo. Ammazza che freddo, sto spolverino.
Almeno se lo sapevo, ma vestito da cardinale portava ermellino. Chiedo invece gente fina, eh. Tradizionalisti sono, La tuo nonno, la tua pace, la tuo figlio. E chi gioca dorme è dalla banda del buco, pizzicano sempre, disgraziato. Come mai? Ta coppa del buco, O dimagrisce lui o se decidono a fare un buco più grande. Non c'è trase. Bell'ambientino, ma questo... E lei com'è finito qui dentro? Un doloroso equivoco fu. Vittima da società, sogno. Non mi fanno lavorare. Che è disoccupato? Ma quale disoccupato? Lavoro professionista, sogno. Agente. Agente di borsa? Da borsetta. Sai, quando uno si occupa di donne, le fa lavorare, le colloca, le protegge. Ci dice un impresario, ma la parola sua è manager. Manager? Manager vorrà dire? Manager. Manager, pappa. Io sono di professione pappa. Pappa? Pappa, gigolo. Oddio, lei mi capisce, uomo del mondo, e la categoria mia, e pappa pure è semplice, mestiere difficile, sa? E soprattutto perché non siamo protetti sindacalmente. Noi che proteggiamo gli altri, non siamo protetti. Prego, pigliasse una carta. Ma questa è una fotografia di donna. Avanti, a mettersi cadenza senza farmela vedere. Te la ricorda? Sì. E a chi sta, indovinai? Complimenti. Cammelina, è una delle tante. Bravo. Mannaggia, oggi è 27, perdo pure lo stipendio, perdo. Ma che, statale sei? Ma no, mi facevo tu girare circolare, pieno di impiegati. Ma sai che freddo. Mo' mi mette ermellino. C'è riuscito finalmente quel maledetto frangipane. Era una settimana che mirava qui. Beh, ormai il peggio è passato, signor Marchese. Ah, certo che se non facevo chiamare quel professore, come si chiama? Bardelli. Bardelli, a quest'ora stavo fresco. Ma lo sai che mi ha fatto proprio bene quella medicina che mi ha dato? Guardi un po' come si chiama, deve essere una specialità americana. Sì. Bicarbonato. Bonato. È bicarbonato? È bicarbonato. Il Marchese Peccoli? Ma veramente il signor Marchese è molto malato, è a letto. Polizia, è una cosa urgente. Prego. Pronto? Il ragionier Ludovici. Come? Non c'è? Già uscita a quest'ora. Non è rientrato stanotte. Grazie. Oh mio Dio, ma dove sei andato? Cosa c'è, Guidobaldo? La polizia. Desidera parlare con il signor Marchese. Sì, fai passare. Avanti. La polizia per il signor Marchese. La polizia per me. E fai passare. Prego. Buongiorno. Buongiorno. A qua bon. Ah, che debbo l'onore. C'è stato qualche delitto nei dintorni? No, forse un furto, proprio qui, in questo appartamento. Stanotte il pattuglione ha arrestato due individui che stavano calandosi dalle finestre di questo appartamento. Ma no, non sono mica tipo da ricevere due individui, mi... Arrossisci. Uno dei due è risultato essere un militare. L'altro dice di essere un ladro. Come si chiama?
Mario Ludovici, non meglio identificato. No, Mario Ludovici è mio marito, non è un ladro. È stato obbligato a passare dalla finestra perché non lo considerano degno di passare dalla porta. Tuo marito? Ma che mi dici? Sì, sì, mio marito è stato in camera mia, ma non ha preso nulla che ti appartenga. Se le cose stanno così, venite al commissariato per un confronto. E tutto è risolto. Mi scusi. Buongiorno. Buongiorno. Ma dimmi che non è vero, che l'hai detto per trarlo dagli impicci. È vero. Ci siamo sposati proprio quella mattina in cui ti sentisti male. Credevi di essere arrivati in tempo. E invece... Ma allora è stato tutto inutile! Tutto inutile che cosa? La tua malattia! No. Era tutta una commedia, eh? Avanti, dillo! Non eri affatto malato! No. Oh. Ma adesso lo diventerò! Nannine, ascoltami, io ti ho sempre voluto bene. Non ho cercato che la tua felicità. Non è vero, hai voluto impormi soltanto la tua volontà. Buongiorno, buongiorno, questo è veramente un gran giorno. È arrivato il conte Rodolfo, glielo diciamo, il suo futuro sposo. Cosa? Quel babbeo impomatato mio sposo? Ma allora voi non avete capito. Tieniti pure i tuoi soldi, non mi importa niente di niente. Non c'è denaro che possa valere Mario. In prigione è finito e non ha parlato. Si è lasciato incolpare di furto piuttosto. No, Nanninè, apri, Nanninè. Che è successo? Che è successo? Tutto è successo. C'è stato l'incontro. Quando? Stanotte. Ma se Giovanna non si è mossa di qui? Ma si è mosso lui, Sandri, quella a 25 anni, oh. Che tempi, che gioventù bruciata, senza dignità, senza decoro, senza... niente. Oh, ognuno si giudica i nipoti suoi, capito? Questi sono sposati regolarmente. Come? Nanninè, apri. Apri, io farei qualunque cosa per te. Voglio niente, niente, solo mio marito. Nannine, vedi, quando eri piccola, 2 anni avevi. La madre donò la bell'anima a Dio, ma l'ha lasciata 2 anni. Tu tenevi 2 anni e tutti dicevano, che bella bambina, che pupa divina. E io che ti volevo tanto bene, ho cominciato a pensare, ma questo un giorno diventerà signorina. E tu crescevi, eri tutto per me. Come potevo non pensare alla tua vita, al tuo avvenire? Io che ero tuo padre, tua madre, tuo fratello. Tuo zio. Io che ero tuo zio. Io che sono tuo zio. Giusto. Ecco, vuoi rimproverarmi per questo? Non ti rimprovero niente, voglio soltanto andarmene con mio marito. Mario non gli ha mai voluti i tuoi soldi, ricordalo. Tu crescevi. E io pensavo, quale sarà il suo avvenire? Così bella, così cara. Quale sarà il nostro tormento il giorno in cui la perderemo se non l'avremo sistemata come si merita? Nanninè, perdonami, ma tu sei l'unico patrimonio. Ho dato gli anni più belli della mia vita per curare questo fiore. Unico patrimonio dei peccoli macinelli di Afragola che sono tanto carichi di gloria, ma figlia mia, tanto scarichi di denaro. Tu sei povero. Non hai un soldo. Oh. Quando lo saprà Mario impazzirà dalla felicità. Adesso sì che sono veramente sua. Nanninè! Signor Marchese? Nanninè! Signor Marchese! Senti, signorina, vengo anche a mio commissariato. Signor Marchese, non è vero, eh? Non è vero niente, è tutto uno scherzo così, tanto per diseredarla, eh? Lei, Sandrini, ha mai sentito parlare di crollo in borsa? Altro che, ma in questi ultimi anni non mi risulta. No, intendevo parlare della mia borsa. Beh, ma... E allora le mie azioni? I miei assegni? Tutti gli assegni che le ho dato? Sono serviti a tirare a campare. Ah, bene! Tutti i miei soldi sono serviti a mantenere questo popolo di... Menage. Ecco. Noi borghesi, noi poveri ingenui che manteniamo questi parassiti. Ah, ma non finisce qui, eh? No, lei dovrà restituire fino all'ultimo centesimo. Dovrà lavorare anche lei e lavorare sodo. I peccoli macinelli di Afragola sono poveri, sì, ma non conoscono il disonore. Ah, perché lavorare per lei è un disonore, ozioso e vizioso. Sì, perché l'ozio è il padre dei vizi. E sa cosa le dico? Dites-moi, mon ami. Non si permetta di chiamarmi amico e per di più in francese, Lei è la sua eleganza. L'abito scuro prima delle 20, i pois coi quadri coi pallini, le righe dei calzini.
E non è nemmeno degno di lavarli i miei calzini. Perché sono i calzini di un uomo che ha sempre lavorato per vivere. I nobili. Un'altra rivoluzione francese ci vorrebbe. Alla ghigliottina, ghigliottina, tutti. Ma questa non la mando giù, no? Dimenticavo di dirle che il mio amico, il principe di Minalto... Ma che principe? L'ha nominata barone di Casalferrigno. Barone? Oui. Io? E allora? Allora possiamo darci del tu. Del tu? Sì, barone. Au revoir. Au revoir. Ma non qui. Dove? Al circolo. Se sa. No, sa va. No, dico, si sa. Tutti i nobili si vedono al circolo. Noblesse oblige. Sì, sì. Io vado, eh. Dov'è la porta? La ba. La ba? Ah, la ba. La ba. Calma, ragazze, calma. Sì, 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 sì. È finita, di emigrare bisogna. Guarda! Ehi là! Ehi, bersagliere! Ehi, nonna! Ui! Ehi, andiamo, sveglia! Oh, andiamo, presto, Un bacino, Io penso che dovrei cercarti un altro servizio, Guido Ba. Ho già provveduto, signor Marchese. Sapevi ogni cosa. Un maggiordomo che si rispetti deve saper leggere nel cuore e soprattutto nel conto in banca del proprio padrone. Parole sagge. Quanti mesi di salario ti debbo? 80, signore. Beh, se vuoi indennizzarti scegliendo qualche rigordino. Ho già provveduto. Ah, ma hai fatto bene i conti. Tutto in regola, signor Marchese. Il mancante quadro raffigurante madre con bambino per i salari. I piccoli quadri di scuola napoletana per la cassa malattie. E questi per la 13ª. Grazie, signor Marchese. Auguri, Guido Ba. Grazie. Auguri. Olga. Sì, Olga. Sì. Mamma, mamma, ma ha detto di sì! La mia tenacia è stata premiata! Diventerò la Marchesa Pecco di Macinelli, di Afragò! Sono già contenta, figlia mia! Oh, pensa, mamma, che bello! Avremo finalmente il fratello! Mia cara Giovanna, avrai lo stesso... la tua eredità.